Che importanza ha oggi il primo maggio in Europa, dove le lavoratrici e i lavoratori stanno perdendo i loro diritti? Beh, sicuramente, essendo un primo maggio per i lavoratori e non lavoratori, perché abbiamo un problema di disoccupazione, l'importante è proprio le persone, i loro bisogni, i loro desideri e sicuramente il contributo di chi, banchieri, finanzieri, tutta la parte alta che può contribuire a sostenere un cambiamento vero della società.